Gentili signore e signori, buongiorno. Queste immagini vi giungono dallo stadio Massimino di Catania, dove stanno per affrontarsi la Catania di Gianluca Azzori e la Lazio di Davide Ballardini. Il Catania cerca i suoi primi punti in campionato dopo aver perso le prime tre partite. La Lazio, reduce da due sconfitte contro la Juventus e il Salisburgo, vuole riprendere la sua marcia. Tocca a Matusalem costruire alle spalle delle due punte, allarga tutto sulla destra dove parte Foggia, punta l'area, Foggia col sinistro, il tiro si distende, devia Andújar in calcio d'angolo. Carboni per Del Vecchio, in avanti per Morimoto, la sponda, Martinez davanti al portiere, rete, vantaggio del Catania sulla prima azione offensiva e Catania passa grazie allo spunto di Martinez, 1-0 al dodicesimo. E che azione che la inizia lui e la finisce lui, guarda. Sempre Zanate velocissimo, evita l'avversario al limite, lascia per Baronio, gran botta, pallone fuori, non di molto, occasione per la Lazio al quindicesimo. Poggio potrebbe metterla ancora sulla sinistra, sta arrivando velocissimo, Kolarov la mette, deviazione, palla fuori, Cruz. Poggio che entra in area, Poggio col mancino, col destro, Poggio la mette, colpo di testa a rete, ha pareggiato la Lazio in mischia con Julio Cruz, 1-1 al dodicesimo. Qui è stato bravo Foggia a domesticare questa palla, guarda sulla fascia, non calcia subito, la tiene, salta cosa, se la mette sul destro, cross, dall'altra parte tutto solo. Parte Mascara in pieno però sulla barriera, la respinta, poi il tiro, gran botta di potenza, deviazione, gol. No, fuori. La palla è fuori. Eccolo il traversone in mezzo, tutte deviazioni sul palo lungo, sbuca e colpisce in pieno il palo Martinez. Ricchiuti, alza questo pallone in profondità, non c'è fuori gioco, Mascara che entra in area, ancora Mascara, punta l'area, Mascara il destro centrale. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, fischia Morganti, è finita allo stadio Massimino. Tra Catania e Lazio finisce 1-1. Il gol nel primo tempo Martinez, il pareggio nella ripresa di Julio Cruz. Sì, credo che la squadra ha fatto una grandissima partita, ma purtroppo abbiamo pareggiato e adesso dobbiamo continuare, aspettare già questa prossima partita contro Atalanta a Bergamo a riuscire a trovare quelle tre punti che tanto abbiamo bisogno.